Forse l'espressione più bella che ci hanno detto è siamo cresciuti con le vostre canzoni. Sì. Ecco, un po' anche invecchiati quelli con le Sì. sue. Loro. Il messaggio che ci arriva ogni volta a fine concerto e durante il concerto è una voglia, una necessità, un'urgenza non solo tua, ma era anche qualche cosa di cui aveva bisogno il tuo pubblico. Forse l'espressione più bella che ci hanno detto è siamo cresciuti con le vostre canzoni. Sì, ecco, un po' anche invecchiati quelli con le Sì. sue. È Loro. una parte acustica che facciamo dove uniamo un po' di più anche la parte cabarettistica del Sì. concerto, che è una sorpresa perché la gente non si immaginerebbe mai che poi alla fine Una sorpresa casseggiamo. anche per noi, nel senso che Sì, perché improvvisiamo ogni improvvisiamo volta. tutte le volte, quindi quella è un po' un'isola all'interno del concerto ed è forse tra le parti più belle, i momenti più belli. Minimo di dubbio, visto che sognavamo che tutto andasse per il meglio, l'abbiamo avuto, come la prenderà il nostro pubblico, no? Però poi dalla prima data abbiamo visto che i vari tre pubblici, si può dire, diventava uno solo, cantando i pezzi di Max, i miei e quelli di Francesco. Proprio quella cosa lì, cioè noi il dubbio che avevamo, dire, ma avremmo fatto la cosa giusta, non è che magari qualcuno Ma mi mi salverò! salverete. E invece ci siamo salvati, cioè nel senso, appena saliti sul palco del primo concerto abbiamo capito che quella cosa lì era perfettamente riuscita. Anche perché siamo intervenuti ognuno dei tre nelle canzoni e nel repertorio dell'altro. È una cosa nuova che però, oltre a sorprenderti, ogni volta ti piace. E poi secondo me il pubblico vede questo attaccamento nostro che esce anche E sul soprattutto, palco e questo si percepisce. è questa logorrea anche che abbiamo. Sì, Cioè, sì, sì. parte la pizza che tutte le volte che veniamo qua siamo Beh, gonfi. io ho diversi amici a Napoli. Io poi, nella preistoria, quando loro non erano ancora nati, io ho fatto diversi tour qui in campagna, insomma, io Tutti li sono. abbiamo fatti. Beh, tutti naturalmente. È un gran bel luogo dove l'energia c'è, si mantiene nel cibo, nello sguardo della gente, nell'entusiasmo delle persone che vengono ad applaudire e che spero verranno ad applaudirci. Io ho un ottimo rapporto con la nuova Napoli, ad esempio con i Jackal, Ah, no? certo. Con cui ho avuto il privilegio di poter lavorare. Sono la punta di un iceberg di creatività pazzesca che sta venendo fuori in questa città nelle ultime generazioni, le generazioni di coloro che hanno dai 35 anni in giù, Sì. diciamo, e che secondo me è il futuro, rappresenta il futuro creativo di questa città. Il disco è la fotografia di quello che succede in concerto, non è niente di più, sono due registrazioni fatte, credo, mi A sembra a Torino, Torino. e quindi in realtà la novità vera è che si sente il pubblico, che è il quarto elemento di questa avventura. Ci siamo noi tre e c'è un pubblico che con noi canta tutte le canzoni dall'inizio alla fine. Poi il disco naturalmente dà un effetto molto forte, ma l'effetto migliore si ha venendo a sentirci. Questa esperienza unica, Irripetibile. irripetibile, in realtà si potrà Sto raggiungendo la riascoltare. È un regalo chiaroveggenza. che ci faremo, ci siamo fatti e potremo riascoltare ogni volta che vorremo insieme con il nostro pubblico. Amici e lettori di Fanpage, io sono Filippo, meglio conosciuto come? Neck. Bravo, lo sapeva! Io sono Francesco Meglio Neglia, conosciuto come Pier Francesco. Cesco. Io sono Max, Massimo conosciuto Pezzali. come, non lo so, Max probabilmente. E vi Ciao, salutiamo. grazie a Salutiamo gli tutti gli amici di amici. Fanpage, Ciao, Fanpage, ciao. ciao!